Nella moda, come in tutto, esiste un pre e un post pandemia. Il Covid ha infatti totalmente rivoluzionato i guardaroba, il modo di fare acquisti, il comportamento dei consumatori e i trend. Per alcuni lo stare in casa ha scatenato la voglia di glitter, strass e stravaganza, mentre per altri c'è stata la necessità di un ritorno al formale, l'esigenza di pulizia e rigore. Altri ancora non riescono proprio a rinunciare alle abitudini prese in quarantena, capi comodi, comfy e cosy. Un mondo in pigiama e tuta, ma senza mai perdere di eleganza, tutti i giorni come se fosse il casual Friday, con lo styling giusto, l'effetto ricercato e effortless chic. In effetti è proprio difficile rinunciare al calore delle confortevoli coperte. A$AP Rocky e Rihanna al Met Gala del 2021 hanno percorso il red carpet nella grande mela avvolti da due trapunte. Ma il fenomeno del bedding non è nulla di nuovo nella moda. Uno tra gli ultimi episodi risale all'ultima Paris Fashion Week nel front row di Jay Project. Il cantante Tommy Cash, famoso per le sue bizzarre mise indossate alle sfilate più che abiti delle vere e proprie performance, si è presentato letteralmente dentro un letto con tanto di piumone e maschera viso. Tra i tanti altri, l'iconico look che il duo di designer Victor e Rolf portò in passerella con la collezione autunno-inverno 2005 Bedtime Story. Accoglienti e irresistibili come la leggendaria coperta di Linus, da allora saltuariamente si vedono in passerelle in diverse vesti. È per la stagione fredda 2024 un must per chi vuole stare al caldo e vuole anche rischiare le regole della moda. Avvolgenti sotto forma di eleganti scialli dalle nuance tenui sono quelle firmate Copernic. Coperte rubate dall'ambiente domestico, coperte in tartan profilate da frange avvolgono abiti leggeri sulla passerella dietro. La sensazione è quella di essere a casa. Il direttore creativo della Maison, Marco De Vincenzo, creò un dialogo in continua evoluzione tra passato e presente. E ancora voluminose architettoniche quelle di Federico Cina. Infatti, il giovane designer attraverso i look crea una conversazione intima ed invita ad entrare nel suo appartamento, che è proprio il nome della collezione. Tra gli altri capispalla di tendenza per stare al caldo ma anche comodi ci sono i cappotti accappatoio. Se si vuole conservare un'allure più classica si può optare per le cappe, bon ton, cingono il corpo e lo proteggono, sono un grande classico da avere. Insieme agli stivali cussard sono glamour, preziose, ricamate e decorate da cristalli sono perfette da esibire per le serate importanti. Tra gli altri hot items per la stagione, per combattere le basse temperature, anche i maxi maglioni. Oversize si possono rubare dagli armadi maschili senza sembrare trasandati. E i modi in cui abbinarli sono svariati, da portare coi pantaloni in pelle, sotto i blazer, come vestiti e ancora con le gonne. La comodità è assicurata e con la giusta sovrapposizione di materiali diversi si crea un contrasto raffinato e cool. Un look dalla testa ai piedi a prova di riposo che si rispetti va completato con gli accessori, sciarpe XXL sulla scia delle amate coperte e poi il balaclava. Caldo e rivisitato in versione sofisticata è perfetto se non si vuole passare inosservati e regala una marcia in più all'outfit. Per quanto riguarda le calzature, il look bedding per eccellenza vuole le new entry firmate Bottega Veneta, super flat oppure in variante con il tacco, sembrano a tutti gli effetti dei veri e propri calzini. Invece, per chi non vuol dar fondo al portafogli, direttamente dagli anni 2000 una valida alternativa sono gli UGG. Già tornati in voga lo scorso inverno grazie a TikTok, i video su come abbinarli sui social sono miliardi. Così le amatissime pantofole dalla silhouette slip-on realizzate in pelle scamosciate e foderate in morbido montone e lana di pecora rigenerata in tutte le sue varianti Tasman mini e ultra mini conquistano le strade e sono l'oggetto del desiderio di tutti gli amanti del fashion. Insomma, quest'inverno la moda è antifreddo. Per il beauty l'effetto appena svegli è da evitare, meglio optare invece per un aspetto riposato e naturale. Sì ai colori nude su occhi e labbra, lips definite, leggermente colorate e rigorosamente glossate. Lo sguardo invece si addolcisce con le nuance della terra. Il vero focus è sulla base, fondotinta dalla texture leggera e dal finish lucido, così da essere impercettibile sulla pelle.
Il risultato deve essere glass skin, ovvero pelle come il vetro, liscia, compatta e luminosa, ma non necessariamente perfetta. È l'ultima tendenza in fatto di skincare. La cura della pelle si sta ricavando sempre di più un posto rilevante all'interno della beauty routine ed effettivamente è fondamentale preparare bene la pelle per far sì che poi tutti i prodotti make-up che si andranno ad applicare possano performare al meglio. Nutrizione, idratazione e protezione sono le parole chiave. Passando ai capelli, solo le temerarie osano sfidare le convenzioni e provano a ricopiare le acconciature proposte sulla passerella invernale di Miu Miu. Chiome che sfidano la definizione di messy hair. Soprannominati infatti hangover hair, sono estremamente spettinati, come a dire non ho avuto tempo per spazzolarmi oppure mi sono appena alzata dal letto. Forse non apprezzato da molti, è un look audace e alla portata di tutti. Sempre di tendenza, tanto amate quanto funzionali, le calde e avvolgenti sciarpe sono un accessorio fondamentale per affrontare l'inverno. Necessarie quando le temperature si abbassano, le indossano tutti, soprattutto i modaioli che vogliono proteggersi dal freddo senza rinunciare allo stile. Così essenziale, la sciarpa accompagna l'uomo da più di 2000 anni. Ha avuto utilizzi e connotazione di origine religiosa, ma ha anche avuto la funzione di riparare dal freddo e altre funzioni legate alla pulizia. L'origine della parola viene dal francese antico scherpa e indicava una striscia di tessuto portata a tracolla solo dagli uomini e in particolare dalle truppe. Ma in realtà la nascita di questo accessorio risale all'antica Roma, dove era originariamente chiamata sudario, tradotto letteralmente in panno sudato. Usato dalle donne per mantenere puliti i loro capelli, dagli uomini invece era spesso portata legata alla vita o avvolta intorno al collo nei giorni più caldi per tenere fresca la pelle. In caso di circostanze formali, la sciarpa veniva usata per distinguere i benestanti dal resto della società. In un secondo momento poi diventa un simbolo per distinguere la classe sociale di appartenenza, per mostrare quasi esclusivamente il proprio status aristocratico. Nel III secolo a.C. il fascino e la popolarità della sciarpa introdotta dai romani si fa strada in Cina e qui veniva indossata dai soldati dell'esercito di terracotta cinese, anche in questo caso utilizzata per diversificare il grado di appartenenza dei soldati. La nascita della sciarpa ha anche motivazioni religiose, veniva infatti utilizzata dalle donne musulmane, indossata intorno alla testa, ma è divenuta subito un accessorio utilizzato ovunque. Alla fine del XIX secolo le sciarpe erano passate da un normale accessorio indossato da uomini e donne a un capo essenziale e popolare in tutto il mondo, utilizzato quotidianamente da tutte le classi. Ma ancora una volta a consacrare un capo o un accessorio come oggetto alla moda è Hollywood. La sciarpa è stata resa popolare dalle celebrità del grande schermo, le dive degli anni 50 l'hanno resa un vero e proprio must. Da lì in poi la sciarpa è entrata prepotentemente nella moda, nelle passerelle e nelle vetrine, diventando un accessorio di carattere.